Sì, io non parlo come uno che lavora, ecco, a pieno tempo in questo settore. Tant'è vero, insomma, mi sembra lì è stato, cioè io ero un operatore della prevenzione, ora in qualche modo la prevenzione poi ci rientra, ma però mi sono trovato abbastanza dentro a queste problematiche già da tanti anni. Fu una scelta mia, insomma, tanti anni fa, di così, insomma, ero tecnico, dirigente, insomma, in un'azienda, come chimico in un'azienda, però poi mi stufai, insomma, di dire, ma insomma, che senso ha prendere tutte queste energie, insomma, con ancora non mi ero politicizzato completamente, ma insomma, con gente che assolutamente poi sfrutta, eccetera, eccetera, impegniamo meglio le energie. E ma, insomma, allora poi con altri ragazzi, insomma, c'era a Firenze era forte un movimento per i ragazzi spastici, giovani e adulti, e feci del volontariato con loro. Poi vidi che la cosa era molto interessante, insomma, la vivacità con cui portavano avanti le problematiche, e poi diciamo sposai la causa, insomma. Sposai la causa, da allora, insomma, era grosso modo il 68, ma potete immaginare, insomma, mi sono trovato sempre un po' dentro a queste problematiche, e dentro nel senso che sia appunto già a quel periodo, allora però veniva fuori una nuova mentalità da parte delle persone con disabilità, cioè il rivendicare i propri diritti, insomma, rispetto a quello che era stato precedentemente, no? Diciamo, il paradigma, insomma, era proprio cambiato questo, da assistenza, beneficenza, le associazioni con cui venivano trattate era l'assistenza agli spastici, eccetera, loro rivendicavano i loro diritti a una vita che sviluppi più possibile le loro potenzialità, e quindi ci fu un grande movimento. Questo grande movimento era dovuto anche al fatto che a Firenze, insomma, c'erano state delle condizioni un po' particolari. La presenza, per esempio, del professor Milani, Adriano Milani Comparetti, che tra l'altro era il fratello di Don Milani, lui iniziò da responsabile di un reparto dell'ospedale Mayer dei bambini, pediatra, insomma, aveva visto questo grande presenza di bambini che nascevano con spastici, insomma, con paralisi cerebrale, perché era quel periodo, gli anni 50, in cui, insomma, ogni parto, insomma, con difficoltà il bambino veniva estratto con il forcipe, ventose e forcipe, e poi sempre abusando, insomma, di questi sistemi. E allora avveniva che con il forcipe venivano delle compressioni, insomma, nella parte del cervello, insomma, di questi esserini appena nati, e si formavano delle lesioni permanenti. E allora lui cominciò a occuparsi di questi bambini, insomma, e realizzò nel 1957, insomma, a fine degli anni 50, il primo centro in cui venivano trattati questi bambini, però subito con l'impostazione di dire noi dobbiamo curarli, dobbiamo riabilitarli, ma soprattutto dobbiamo dargli gli strumenti perché possano vivere una vita piena e al massimo delle loro possibilità, insomma, dobbiamo dargli tutti gli strumenti perché possano vivere la loro vita più autonoma possibile. Questo aiutò anche appunto allo sviluppo. Poi questo professore, quando appena iniziò questo centro, prese come segretaria appunto quella che mi ha fatto appunto, come dire, sposare la causa, insomma, Gabriella diventò la segretaria del professor Milani, e io mi trovai di fronte questa persona con grande, insomma, che riusciva a dialogare, però oltre con i bambini e con gli adulti che erano riusciti a mettere insieme, anche con le mamme, con i genitori, insomma, mi dice, fu un grosso movimento che devo dire mi coinvolse molto. Poi nel 68 Gabriella ed io ci sposammo, però Gabriella era paraplegica, non era spastica, però era stata presa come lei, quando le era successo la paralisi a 13 anni l'avevano portata al Mayer, aveva incontrato questo professore, questo
E poi lei aveva cominciato a frequentare Don Milani, insomma andava sempre su a Barbiana e quindi insomma ci fu varie concause insomma, portarono anche allo sviluppo di questo movimento forte, non ultima quella di una presenza abbastanza accentuata lì di bambini che poi diventavano adulti perché le cure di riabilitazione che faceva il professor Milani e la sua equipe richiamavano mamme con bambini da tutta Italia, insomma, quindi molti poi si sono trattenuti là. Ora, abbiamo però, per essere fedeli, insomma, a questi principi già che si erano sviluppati allora, si è sempre cercato di non essere noi, insomma, a parlare al posto di, insomma, possibilmente. E allora, infatti, prima di venire qui, ho incontrato alcuni di questi ragazzi, anzi ho incontrato Luca Pampaloni che ora ha insomma, più di 50 anni, 60. insomma, sì, sì, Del 60. nelle 60, sì. E anche lui è rimasto con una disabilità gravissima, però è riuscito piano piano insomma, a essere inserito nella scuola normale quando ancora non c'era la legge sull'inserimento dei bambini disabili nella scuola normale e poi è arrivato fino all'università, fino a si è laureato in scienze politiche, ha svolto sempre un'attività politica e ora è il responsabile a Firenze del Movimento per la Vita Indipendente. E tra l'altro ci eravamo ritrovati insomma, dopo insomma, un po' di anni perché occuparono, dopo diverse trattative nelle loro rivendicazioni per la vita indipendente, a giugno irruppero nel palazzo della regione per avere finalmente qualche risposta perché non venivano rifinanziati gli stanziamenti appunto per loro, per la vita indipendente. E allora ripiombarono nel palazzo della regione, anche la Gabriella che ora di salute sta piuttosto male, però fu chiamata, no, vado anch'io con i miei compagni, e insomma andò a finire che i politici, insomma così non gli davano relazione come era successo in passato e allora adesso noi fino a che non si ha una risposta si rimane qui, ci passarono tutta la notte, insomma divenne un'occupazione del palazzo proprio del presidente, proprio in Piazza Duomo, insomma che ci fu un certo eco, insomma poi alla fine hanno riottenuto dei finanziamenti. E ora Luca mi ha portato il suo libro ieri, proprio ieri, insomma un libro, insomma ne ha scritti diversi, leggo un attimino lui, ecco come mi sembra importante, lui dice il mio primo scopo insomma, di questo libro è provare a rompere quel diaframma che separa le persone disabili dagli altri. Avevo e ho tuttora l'urgente necessità di comunicare a quante più persone senza disabilità apparenti, il mio e nostro di persone disabili, essere prima di tutto persone, ognuna con bisogni, sensibilità, aspirazioni come altra donna e altro uomo. Lui insomma dice no, questo all'inizio. E in realtà, insomma, ecco, insomma, questo mi sembra che ancora non si sia ottenuto, non c'è ancora questo. Insomma, a impostare insomma, tutto quello che è l'organizzazione socio-sanitaria, eccetera, verso le persone con disabilità nell'ottica di non tanto di trattarli, ma proprio di ridargli tutti gli strumenti per una vita autonoma. Per dire, Gabriella è riuscita, insomma, tante volte, ne ha combinate, no, talmente tante, no, che certe volte mi veniva proprio di dire meno male ti è venuto la paralisi perché diversamente non so come avrei fatto a starti dietro, insomma, da levare, poi si trasferì in Inghilterra a fianco della lotta dei minatori e poi l'apartheid e poi insomma, e poi sempre però la rivendicazione dei loro diritti, poi la lotta per l'unità spinale, questo. Poi ho incontrato anche Gavino Masciocco che verrà la prossima settimana da voi e lui parlerà credo delle compatibilità e anche lui lo conoscevo da tantissimi anni, ecco perché, insomma, perché ancora forse vi darà qualche ragione sul discorso delle compatibilità. Anche lui diede vita insomma, a un centro sociale dove c'erano mini appartamenti, insomma.
per persone anziane e disabili negli anni 70. E anche lui era sconfortato, dice, ma vedi, dice, quell'esperienza lì, che ora è stata rivisitata dalla Fondazione Micheluce, insomma, per rivedere un po' ancora quanto è attuale a distanza di oltre 30 anni, dice, vedi, però, dice, non c'è stato seguito, insomma, è stata una cosa positiva, tutti, però non siamo riusciti a farne fare un'altra, insomma, di mini appartamenti, di mini gruppi di persone, mentre, per dire, ho dato una scorsa su internet, insomma, di residenze umanizzanti così, anche a Firenze e provincia, se ne contano sulle dita di una mano, 4 o 5, eccetera. Le RSA dei 60-120 posti, ho visto, sono più di 50. E questo, ecco perché questa disparità. Ho dato un'occhiata anche alla regione Lombardia e non state meglio, ho visto le RSD, residenze sociali per disabili, ci sono ancora dentro, ho visto più di 3.800 persone, insomma, nella Lombardia. Perché ancora ecco questa situazione? Saranno veramente le compatibilità o proprio, insomma, non lo so, il movimento che c'era forse non ha avuto forza sufficiente, non siamo riusciti. Anche lui mi dice, vedi, dice, ma quale può essere la ragione che vino? Dice, è la lobby delle RSA, insomma, una volta che hai creato un sistema diverso, insomma, non si può dire perverso, perché questi sistemi tolgono la personalità, le potenzialità, la libertà, insomma, no, alle persone, però dopo, insomma, è una rete, insomma, di una rete che poi magari ha tanti lavoratori, per cui se fai delle azioni per smantellarle, poi i lavoratori giustamente, insomma, dipendono dal posto di lavoro, insomma, è difficile dopo, insomma. Però noi, io credo, si debba operare in questo senso, insomma, si debba operare nel cercare di dare gli strumenti e perché le persone possano autogestirsi il più possibile, o perlomeno possano avere il massimo grado di libertà che è possibile ottenere. Diciamo, mi sono trovato poi come Medicina Democratica a fianco di Gabriella, eccetera, a aver affrontato altre situazioni, per esempio a Prato, dove io lavoravo, vennero a cercarmi, dice, te sei di Medicina Democratica, ci può dare una mano, Medicina Democratica ci può aiutare. Erano dei soggetti autistici e c'era una comunità terapeutica per soggetti autistici e che funzionava molto bene, era stata una cosa avanzata, insomma, un rapporto tra ragazzi autistici e operatori uno a uno, venivano accompagnati a prendere l'auto, insomma, aveva nel giro di un anno così dava ottimi risultati. Questi ragazzi erano diventati tranquilli rispetto alle crisi di angoscia che avevano avuto, insomma, quando erano nelle famiglie, perché tutti i ragazzi che erano a carico totale delle famiglie con situazioni drammatiche, insomma, ragazzi autistici gravi. E questa struttura funzionava, insomma, gli arrivò una lettera dall'ASL, i costi, insomma, sono troppo alti, allora abbiamo deciso di chiuderla e ci sono altre realtà, insomma, che possono provvedere ai vostri ragazzi, e veniva deciso di mandarli tutti all'ANFAS, questa associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali. Anche questa è una struttura creata dai genitori, come avevano creato in passato altre strutture, l'ANIEP, associazione nazionale esili da poliomielite, o associazione nazionale assistenza agli spastici, insomma, tutte però create nel senso di dire, vediamo come contenerli, insomma, non come, insomma, farli staccare da noi genitori e farli avere una vita affettiva, eccetera, insomma, autonoma. E quindi questi genitori si ribellarono e a fianco di loro c'erano gli operatori. Ma io dissi, se insomma, i genitori, insomma, sono d'accordo, insomma, gli utenti sono d'accordo, gli operatori sono con loro, ci può essere anche delle possibilità di farcela, di mantenerla questa struttura.
E allora si mandò una lettera al presidente dicendo che se, insomma, non, noi si diceva insomma tutta la cosa positiva, perché parlavano subito di occuparla, di fare uno sciopero della fame, eccetera. E dice, vabbè, insomma, prima vediamo di trattare, insomma, se entro una settimana, insomma, non ci date una risposta positiva, passeremo in agitazione, a uno stato di agitazione. E invece risposte era ancora prima, che non c'erano altre soluzioni che non quelle avevano prospettato. E allora fu decisa l'occupazione, tra l'altro era in un locale dell'ASL di Prato da cui io dipendevo, insomma, per cui cercarono anche un pari di capi, insomma, di farmi notare. Però venne fuori una lotta veramente molto interessante, insomma, sull'occupazione di questo centro Humpty Dumpty, e si fecero tanti convegni anche per diventare più esperti, insomma, e si fecero tanti convegni con, veniva Agostino Pirella, veniva insomma tutti quelli che erano stati attivi in passato per la chiusura dei manicomi, insomma, eccetera, tutti i migliori psichiatri, insomma fu una grossa mobilitazione che veramente anche appunto a Prato non si aspettavano assolutamente, e decidemmo anche di approfondire il problema. Io avevo dato una mano, insomma, noi avevamo mano, e poi passarono anche allo sciopero della fame, che lo fece il genitore di una ragazza autistica, ragazzina autistica, e di nuovo Gabriella, che si associò anche lei, e fu quando, insomma, Gabriella, insomma, ebbe dopo 5-6 giorni il collasso, che, insomma, allora la cosa divampò su tutti i giornali e contribuì, insomma. E poi noi allora decidemmo, questi operatori, ci sembrava che il paese che era più avanti su queste tematiche è la Danimarca. E allora mi chiesero il mio aiuto più, insomma, per, come interprete, diciamo, insomma, e allora avevano fatto una delegazione di operatori e genitori, insomma, dei ragazzi autistici per la Danimarca. E si fece questa ricerca, insomma, proprio per vedere come funzionava là il trattamento, e era sia delle persone autistiche, perché alcuni erano anche adulti, e sia per i ragazzi down. E devo dire fu una cosa molto interessante. Questi erano gli anni 80, credo 83-84, non ricordo bene. Vedo che ora a Firenze, insomma, parlano ora di realizzare delle case famiglia. Hanno fatto un convegno e c'è proprio tra i temi, che sembra una grande conquista, insomma, di parlare per i ragazzi con la sindrome di Down, poterli far vivere in appartamenti autonomi. Però questo era quello che avveniva tranquillamente 30 anni fa in maniera molto diffusa in Danimarca. E come avveniva? Avveniva che avevano creato delle strutture di mini appartamenti. Mi sembra fossero 6 raggruppati, dove ci stavano ognuno 2 ragazzi, più una degli operatori. E i ragazzi venivano, un po' come veniva questo Humpty Dumpty a Prato, seguiti per questi 2 anni, preparati per l'autonomia. Ecco, dovevano imparare a cucinare da sé, e erano anche l'intelligenza che si crede non ci sia. Poi invece c'è, insomma, c'è anche più di quanto normalmente si possa pensare. E si vedeva, io il pranzo quando siamo andati lì l'avevano fatto loro, e dolci sofisticati, e, insomma, proprio preparati da loro, insomma, facendo con una memoria ripetitiva, insomma, quelle che sono le potenzialità rimaste. Quindi magari non avrà una grande prontezza intellettiva il ragazzo della sindrome di Down, però ha questa memoria, per esempio, ripetitiva, forte, e quindi gli avevano insegnato a prendere l'autobus, gli avevano insegnato a mandare a fare la spesa, magari non si ricordavano come si chiamava la cipolla o come si chiamavano le carote, però gli facevano il disegno con cipolla, carote, e loro andavano, la compravano, la portavano, la cucinavano, e poi dopo questo ciclo venivano immessi in appartamenti. Naturalmente veniva preparato gli altri abitanti del condominio, diciamo, del palazzo, questa era Copenaghen, quindi era proprio, e allora, diciamo, era un po' tutto il palazzo che partecipava alla presenza del ragazzo Down che viveva in maniera autonoma, e questo era prassi normale.
per le ragazze con la sindrome di... Questo da noi non c'è, insomma, ecco, questo da noi non c'è, insomma, si parla, si comincia a parlarne ora, forse come di ricerche avanzate. Lo stesso per l'autismo. Per l'autismo noi ci eravamo portati dietro la figlia di questo amico che aveva iniziato lo sciopero della fame, che era una cosa di una irrequietezza incredibile, insomma, non... e siamo arrivati a vedere un centro dove ne abbiamo visitati tanti, dove proprio trattavano i casi più gravi. E allora abbiamo il direttore, insomma, ci è venuto incontro, però aveva visto la scena di questa ragazza che era agitatissima, che insomma non si riusciva in nessun modo a contenerla, e lui è arrivato con un'ampolla di vetro soffiato, insomma si vedeva di vetro fragilissimo, con le caramelle dentro, e gliel'ha porta. Di noi insomma, abbiamo pensato che sarebbe andata in frantumi immediatamente, ho detto no. Insomma, questa ragazza ha preso questa ampolla, si è calmata, tranquilla, e non l'ha rotta, insomma. E poi ci hanno fatto vedere casi di ragazzi molto gravi, come erano riusciti piano piano a risolvere il problema, insomma, quasi a risolvere il problema. E molti di loro, poi uno insomma, aveva messo su un negozio, un laboratorio dove fabbricava le candele, un altro suonava in una banda musicale, insomma, cioè delle cose che danno, ecco, insomma, per cui, ecco, come dire, gli strumenti, ecco, insomma, se si deve parlare degli strumenti, però per noi anche nel caso di disabilità che interessano la sfera intellettiva, insomma, sempre però andrebbero fatti, almeno secondo noi, nell'ottica di sviluppare più possibile la soggettività delle persone, la loro capacità di esprimersi, la loro anche libertà, perché molti, per esempio, i ragazzi... Ecco, io poi dopo, sì, quando Gabriella, dopo che ci eravamo sposati, la sua situazione di paraplegica peggiorò perché non c'erano le unità spinali, e aveva sempre mal di testa, non ce la faceva più andare a lavorare, insomma. E allora il professor Milani gli aveva detto un giorno: guarda Gabriella, insomma, dice, sono stato in Inghilterra, e gli aveva detto: ho visto un ospedale dove trattano persone come te, è bellissimo, insomma, proprio una cosa, dice. E allora quando ci eravamo sposati lei mi disse: però io avrei un sogno, prima possibile vorrei andare a questo ospedale inglese. E allora avevamo organizzato tutto, quando specie lei peggiorò, io come chimico, però allora era come quando ora da noi vengono gli extracomunitari, insomma non accettavano. E quindi allora la Spastic Society, insomma l'Associazione Spastic Italiana mi mise in contatto, insomma, con il presidente della Spastic Society inglese, e ebbe un posto proprio come per un anno, un contratto di lavoro per un anno, proprio in un centro per ragazzi spastici gravi inglese. E quindi si stava organizzando, insomma, e quindi insomma abbinai, insomma, il discorso, cioè, ecco, questo lavoro dove ti parlo prima, poi insomma fui messo prima. Si disse che non dicessero nulla, insomma, gli altri operatori dei centri che noi conoscevamo, la direzione, una cosa o un'altra, perché volevo proprio vedere dall'interno, uno che ci lavora, come funzionano le cose. Poi dopo mi misero come staff soprannumerario, proprio perché rimanemmo più di un anno in Inghilterra. Era anche perché allora era in Italia, insomma, stavano sorgendo le regioni, un nostro amico, insomma, era uno che diventava assessore alla sanità, poi insomma allora si sono informatevi anche sull'organizzazione del sistema sanitario inglese, insomma, e anche soprattutto su questi centri. E quindi fui messo allora come staff soprannumerario e si girava sempre in largo e lungo per l'Inghilterra. Tant'è vero che dei colleghi di lavoro sempre mi Beppi, devo andare in questa città, qual è la strada migliore? Insomma, dovevo essere io, perché a forza di girare. E quindi l'ospedale di Stokmandevi per la paraplegia, insomma, ecco quello, Laura, non voglio invadere il tuo campo, però per noi fu una cosa eccezionale.
eccezionale anche al punto che insomma io mi ero dovuto licenziare per prendere la liquidazione, per affrontare il viaggio, le spese dell'ospedale che erano molto alte. Poi quando siamo arrivati là, Gabriella è stata visitata dal direttore dell'ospedale, che poi è diventato un carissimo amico e ci ha aiutato tantissimo per l'unità spinale a Firenze. E praticamente alla fine insomma della visita dice: ma io, dice, ma voi potete spendere, ma insomma a un certo punto lì era costosissima la rete, era una cosa impressionante, la mia liquidazione di 12 anni di lavoro mi sarebbe andata via in una settimana, credo, giù di lì. Dice no, insomma, dice, ma io credo che si possa evitare il ricovero se io posso vederla periodicamente. E quindi il lavoro mio l'avevano trovato nel centro, che era più vicino possibile all'ospedale di Stockmandeville, e quindi insomma questo fu possibile. E poi mi ricordo a Firenze l'avevano visitata in tanti professori, e alla fine il farmaco, dice, ma io credo che questo farmaco si risolva. Va bene, quindi quando siamo andati in farmacia mi hanno detto: quanto lo vuole, da 50 o da 200? No, da 50, credevo costasse, insomma, no, quanto c'era. E poi invece erano piccole pasticchine che costavano invece 70 sterline, come io avevo tirato fuori, erano 70 centesimi, e li risolsero insomma tutti i problemi, insomma, diciamo, che aveva allora di stips, insomma erano dei lassativi praticamente che funzionavano bene, ancora la sua situazione non era compromessa, mentre invece dopo un anno che siamo tornati a Firenze, molti dei suoi amici che non eravamo riusciti a convincere di venire con noi, insomma, sono morti nel giro di poco tempo per le infezioni urinarie, per insomma la situazione drammatica che vedevano i paraplegici in quegli anni lì, insomma, nei primi anni 70, prima che ci fossero le unità spinali. Però diciamo questa esperienza inglese insomma era servita molto con gli spastici. Poi dopo gli ultimi 3 mesi insomma mi avevano fatto girare per diversi centri, e gli ultimi 3 mesi vivemmo a Lancaster, e io ero diventato social trainer, e era interessante perché era proprio i ragazzi spastici giovanetti, insomma adolescenti, gli veniva insegnato un mestiere, insomma tutte queste cose, e ancora erano strutture che poi sono state superate, insomma erano strutture protette, insomma, quindi poi insomma sono state superate perché la soluzione per il lavoro dei lavoratori protetti eccetera non era più accettabile, insomma cambiando appunto l'acquisizione del rivendicare i propri diritti. Però insomma gli veniva insegnato un mestiere, e il nostro funzione era che erano ragazzi e ragazze insieme, quindi innamoramenti, pianti, insomma, quindi il ruolo nostro era di favorirgli anche il contatto tra ragazzi e ragazze. Poi la sera li mandavamo in città, spesso ci tornavano ubriachi, però dicevano no, va bene così. Quindi anche bevevano la birra, insomma qualcuno dove bisognava andare a recuperarlo, però la direzione dicevano no, va bene così, devono farle queste esperienze, insomma. Quindi, e anche di ragazzi molto gravi del primo centro dove io lavoravo, li veniva poi trovato degli appartamenti, in maniera chi tra loro si fidanzavano venivano aiutati anche ai loro rapporti intimi, insomma, ecco. Questo, anche questo è un aspetto che dovrebbe essere contemplato quando da sé non è possibile che, no, che possa avvenire. Questo già in Inghilterra avveniva, era il 1971-72, insomma, si parla di preistoria rispetto. E allora poi per questa esperienza inglese Gabriella a un certo punto aveva un ragazzino spastico a Firenze, io li voglio trovare moglie, che ti porto con me in Inghilterra, perché là insomma alla fine poi quando arrivo a partire sai, vai te come puoi, insomma, no? E allora poi fu dopo insomma questo ragazzo che poi invece la mentalità della mamma non lo volle lasciare, insomma fece fallire l'esperimento, e questo è un altro aspetto che questi ragazzi rilevano, questi ragazzi quando parlano di loro stessi, che certe volte la famiglia li protegge, i genitori, però quando poi mostrano insomma delle affettività insomma per altri,
per e questo diventa un tabù, insomma, ma meglio di me chi c'è, che so io quali sono i tuoi bisogni, e allora perché devi andare a cercare altre persone? Allora diventa quasi una coercizione, insomma, infatti questa mamma fu un dramma anche per me, insomma, che non, gli operatori inglesi non potevano concepire, insomma, erano, capito, era per fare vacanze di ragazzi e ragazze insieme, quindi portarsi dietro la mamma, insomma. Dovete sudare molto per l'accettare, poi a un certo punto, insomma, e poi allora dopo dall'Inghilterra mi trasferì in Danimarca, appunto fu lo stesso periodo per questa cosa. Per cui, come dire, le forme di disabilità possono essere molte, per i paraplegici, per le lesioni midollari. Ecco, ora l'Italia per fortuna è diventata all'avanguardia, come prima era l'Inghilterra o la Germania o altri paesi. Questo, ecco, si ha lo stesso livello, insomma, di... Su altre cose mi sembra che non ci siamo, insomma, ecco, su altre forme di invalidità. Non ci siamo, insomma, ho visto anche le residenze, appunto, come vi dicevo, guardavo un po', insomma, rispetto alla regione Marche, per esempio, che fissano 10 posti residenziali per disabili, mi sembra ogni 50.000 abitanti, per esempio in Lombardia ce ne sono almeno il doppio, insomma, di questo qui. E già quello delle Marche, insomma, là, insomma, 10 posti per 50.000 abitanti, qui invece vedo le vostre residenze per disabili occupano quasi 4.000 posti, insomma, per disabili. E residenze che, insomma, solo qualcuna, ecco, quella che abbiamo visitato con Laura a Serena di Roma, quello che abbiamo visitato quando si parlava di realizzare questo progetto per persone con paraplegia, quando diventano anziane, malate, hanno bisogno della vicinanza dell'unità spinale e il partner è invecchiato anche lui, insomma, e ha difficoltà, allora abbiamo visitato questa struttura come esempio, che è molto positiva, insomma, qui a Paserana di Ro, dove alla Poglianasca, vicino a una strada. Ecco, come quella si contano sulle dita di una mano, le altre ho visto sono strutture che vanno dal Cotolengo ancora a Longhianella, e sono proprio un'enormità, e i posti che la regione ha riconosciuto sono quasi 4.000 posti, insomma, mentre le strutture come quella sono pochissime. Allora qual è anche il nostro ruolo ancora, insomma, di medicina democratica, di... Ora vi prego, magari la prossima settimana, ho visto viene Gavino Masciocco, e insomma, lui è professore all'università di... però insomma ha fatto diversi studi, insomma, di capire, insomma, ecco, anche in regioni più avanzate da un punto di vista, insomma, si potrebbe dire la Toscana in questi campi, insomma, ha mostrato sempre forse più sensibilità. Ecco perché i ragazzi per la vita indipendente hanno dovuto occupare la regione di nuovo per avere il diritto a una vita indipendente, insomma. Sì, le compatibilità possono dire magari ognuno nella propria casa, l'assistenza tutto il giorno, quindi rischia di sfruttare un'altra persona che ti assiste, che deve, però potrebbero essere degli aggruppamenti, come si è visto in Inghilterra, come si è visto da altre parti, insomma, dislocati nei palazzi, insomma, con qualcuno che sorveglia, o come si penserebbe di fare noi in un progetto, appunto, che si dovrebbe fare a Firenze vicino all'unità spinale. Però ecco perché non si realizza, non si, insomma, capito, no? Questo libro proprio ve lo consiglierei, visto che sono delle letture consigliate, e lui, insomma, il titolo è anche abbastanza emblematico, dice "Il cuore a sinistra senza ruota di scorta", e parla, insomma, della sua esperienza anche uomo di sinistra, disabile grave, insomma, classificato, rispetto alla società, insomma, in cui si è trovato, insomma.
quindi ecco, insomma, tenendo conto della loro soggettività. Questo mi sembra per noi di Medicina Democratica proprio uno, insomma, dei fondamenti. Questo si è visto per i lavoratori, si è visto, insomma, la soggettività al primo posto. E nel caso appunto delle persone con disabilità mi sembra che la soggettività sia piuttosto frustrata. Io ora ho parlato un po' così, insomma, a ruota libera, però, come dire, in vari, insomma, si sono anche come Medicina Democratica messa a fuoco, quindi su ognuno di questi argomenti poi si può, insomma, ecco, essere, preparare qualche documento più preciso, non lo so, insomma, o se verranno promosse delle iniziative. Per esempio Luca quasi mi rimproverava, ma perché dei nostri problemi, insomma, come dire, ne parli te, potrei parlarne io. Ti ho detto, Luca, guarda, è già un, insomma, io cerco, devo rientrare, insomma, se però, insomma, questi temi verranno approfonditi. Già mi ricordo quando sposai Gabriella, che lei era... Che è la signora che vedete nelle immagini. Che era presidente della... del gruppo Spastici Adulti, mi faceva venire a Milano. Io allora avevo un maggiolino Volkswagen, se che anche metterci due o tre carrozzine era un casino, insomma, a legarle sopra, con questi ragazzi che venivano loro stessi a parlare a convegni, e spesso anche organizzati da Medicina Democratica. E quindi, insomma, potrebbero anche effettivamente venire loro direttamente, insomma. Se poi, insomma, non... Insomma, ecco, c'è da approfondire qualcosa, come dicevo. Io gli ho detto a Luca, Luca, d'accordo, hai ragione, e io, insomma, ho sempre tenuto presente questa cosa. Non... Però c'è anche una soggettività di chi presta, o perlomeno, insomma, vi sta a fianco. Ecco. Quindi, se è vero ancora il principio di parli chi ha esperienza, insomma, in tutti questi anni, con la, come dicevi prima, con voi, poi con la Gabriella, insomma, ci si sposò nel 68, un po' di esperienza credo di aver maturata. Quindi io questa volta lasciami andare me, poi la prossima volta, insomma, se è possibile, vieni pure te, insomma.